Ciao a tutti, eccoci di nuovo qua. Oggi con me c'è un amico, una persona cara a me e per tanti che seguono questo sport, mio ex compagno di squadra e un giorno chissà magari di nuovo insieme, e c'è Gianni Miato. Ciao Gianni. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Una, ciao Francesco. Una leggenda, soprattutto nelle nostre zone. Insomma, Gianni Miato lo conosce chiunque, sia per qualità che poi per la persona che è, no? Per la passione, per... Io veramente, persone che giocano da così tanti anni, poi si dirà da quando, che ancora ha la carisma, la carica e guarda i dettagli, ce ne sono veramente poche, e una ce l'abbiamo qui. Ciao Gianni, allora raccontaci un po' come è iniziato a questo punto, perché non lo so neanche io forse. Eh sì che ti ho avuto in squadra anche... Gli esordi sono nel lontano 89, ho iniziato io e le prime frecce. Poi mi sono iscritto nel 90 nel primo club ed era un club del mio paese vicino a Quinto di Treviso, diciamo. È un club piccolissimo che poi dopo qualche anno è sparito, tra l'altro. Era il Mapeu. Però il mio esordio, dopo 4 mesi, diciamo, che giocavo lì, sono passato con una delle squadre più forti, diciamo, d'Italia del periodo, che era il Cadelsole, dove lì giocavano persone del tipo Giorgio Sartor, che è stato molte volte campione italiano, c'era Angiolin, Stefano. C'era Moretto, c'era Vicenzotti, c'erano tantissime persone che conosciute nell'ambito delle precedenti che già appunto era stata fatta questa squadra che fatta apposta per poter vincere. Poi non abbiamo mai vinto il titolo italiano, ma comunque ci abbiamo provato. Primo anno siamo arrivati terzi, se non ricordo male. Lì è Quindi stato il mio esordio. hai iniziato con lo steel. Sì, con lo steel. Non esisteva neanche lo soft. Il soft è entrato dopo qualche anno che ha cominciato con il top 180 con Noel e lì sono entrato, ho cominciato a giocare con una squadra Gianni dei Cavai si chiamava la squadra, non mi ricordo neanche come si chiamasse. Sempre con Giorgio Sartor e abbiamo fatto, ma eravamo 4-5 squadre che giocavano a soft proprio lì, all'inizio. Poi il giro è stato ceduto alla FIDART e lì poi sono entrato in FIDART a giocare, oltre a giocare appunto a Steel in FIGF. Quindi uno Questo è dei stato. grandi casi in cui si inizia dallo steel per poi passare anche al soft. Solitamente il 95% di chi inizia a giocare a freccette parte dal soft con gli amici nel bar di paese, e invece una volta non Ma era così. all'epoca non c'era il soft, quindi uno era costretto a iniziare a steel. E ti dirò che comunque lo steel lo considero più come sport, il soft lo considero come più gioco, passatempo, l'ho sempre trattato come un passatempo più che come uno sport. Ci tengo più lo steel. Tu giochi sia soft che steel adesso, e lo so per certo, Sì. anche perché ho la sfortuna come amico, la sfortuna ogni tanto di trovarti contro sia soft che steel. Non riesco mai a evitare Gianni Miato. Prima o poi, Sì. due, tre partite l'anno le giochiamo sempre contro, se non quattro, da quando non siamo più insieme a steel. Ma penso siamo alla pari ormai perché qualche volta vinco io, qualche volta vinci tu. Dai, Però siamo lì ormai. sempre belle partite. Infatti con te, almeno parlo di soft, ho sempre giocato forse le partite più belle della stagione, le ho giocate contro di te. Cioè, dove veramente per vincere bisogna giocare forte, perché Gianni non molla mai, mai, mai. Allora ce l'hai con me, se giochi bene solo con me. Non solo, ma con te bisogna giocare sempre con lo Ti scalino stimolo è per sotto. quello. Esatto. Vabbè. Se vuoi dirci con chi giochi le due squadre che hai di Steel e Soft, per chi non lo sa. Beh, attualmente io gioco con la Statale 53 a Treviso Vedelago, e sia a Steel che a Soft. E, diciamo da un paio d'anni.
lasciando perdere l'ultimo anno qui che proprio si è giocato pochissimo e comunque appunto ho fondato questo club che prima era solo soft, ho fatto che il club a steel e dove purtroppo mio malgrado sono anche presidente e devo sopportare e supportare tutto. E comunque appunto stavo dicendo che sono 2 anni che gioco lì e prima si giocava assieme a Rambla, dove è stata una stagione bellissima. Ho fatto un paio di stagioni bellissime lì a Rambla e ci ho lasciato il cuore. Lo so, e infatti sei rimasto nel nostro gruppo, squadra, e forse uno dei pochi che magari se ne va e rimane, perché siamo rimasti rapporti meravigliosi tutti quanti, anche Samuele, se parli di Gianni Miato, guai chi parla male, guai chi dice Sì. qualcosa di sbagliato, e siamo Ma rimasti molto legati. difatti può essere solo una parentesi, non è detto che magari ci sia un ritorno più avanti. Sarà contento Mancherebbe. Samuele di questo. Dai, insomma, è sempre avere gente come te in squadra, se, cioè, può essere solo che costruttivo, no? Anche se magari fuori forma, però c'è un Gianni che è sempre la parola giusta. Poi quando si va a giocare, Gianni diventa un giocatore. Cioè, come si dice, l'amico rimane fuori dalla porta, no? Si entra in pedana di gioco e si gioca. E queste figure sono sempre più rare, secondo me, in questo sport. Quindi è sempre costruttivo averli a fianco. Diciamo che riesco fortunatamente a staccare proprio dal momento che sono in pedana. Io sono in pedana e gioco per me, gioco per la squadra. Che sia una o l'altra, riesco a distaccarmi proprio. È una fortuna forse questa. No, è una super fortuna. Infatti, ci siamo trovati contro la prima di campionato, mi ricordo, da voi statale, dove abbiamo giocato fatalità al singolo io e te. Quel caso lì persi 3-2 io, però abbiamo giocato una partita molto bella, cioè io ho perso ma col sorriso. Poi ci Sì. siamo trovati in finale di Coppa Italia, dove invece sono riuscito a batterti, però era Bravo. una giornata che giocavo forte. Però sì, è chiusa la partita, persa, sconfitta, vinta. Gianni Miato era in gruppo con noi, birretti insieme, i complimenti e mai trovare scuse. Ma E se, questo è un po'. penso che sia importante in qualsiasi sport, comunque, che nel momento che si chiude la partita, che si chiude quel capitolo, poi le persone rimangono comunque delle persone, rimangono amici. Non è che cambia, che cambi qualcosa perché uno ha vinto o ha perso. Io la vedo così dopo. No, certo, ma infatti poi è stato sottolineato anche merito vostro, insomma non è facile, soprattutto così appena finita la partita, io mi ricordo questa frase, siete stati più forti voi e avete meritato di passare. Questa frase è molto forte, non tanto però per l'obiettività, la sportività, poi quello che ti contraddistingue, no? Non ci sono mai filtri. E tu averla detta così davanti a me ed Elio, perché eravamo io e Elio in quel momento lì, così a caldo, appena finita una partita, vuol dire proprio che davanti c'è una persona trasparente e obiettiva. E per questo dico che è fondamentale, è un po' il motivo per il quale siamo rimasti legati a Gianni Miato, anche se non è più in parte a noi allenarsi il martedì sera, però Ma qualche volta vengo, dai. sì, però insomma. Ma poi c'è Grifa, è Santino, Marco. Tuo Gianni Sì. Miato, tanto lo salutiamo Marco perché sta aspettando questa intervista. Sì, lo so che è il Santino. Quindi insomma, fa piacere questo. È un mio fan più attivo. Assolutamente. ascolta che ti dico, che frecce usi Gianni? Adesso attualmente io uso delle frecce che mi sono fatto fare e da un anno e mezzo, più due, anche 2 anni, che gioco con queste frecce e sono a 20 grammi, che utilizzo sia per il soft che per lo steel. Però ti dirò che le sto cambiando perché a steel ho difficoltà a giocare con i 20 grammi. Io ho sempre giocato con le pettarini di 20, 25 grammi, per 10 anni ho giocato con quelle. E le ho dismesse per provare a usare la stessa freccia, diciamo, ma non riesco a avere lo stesso risultato, non mi trovo. Ho molta difficoltà a cominciare a tirarle.
E difatti domani devo andare a prendermi le frecce nuove, se riesco. Ecco. Se Io riesco ne vado a ho chiedere. qualche tris qua, prima di fare l'investimento, se vuoi, ne ho parecchi, ne ho tanti anche di nuovi, perché alcuni li ho vinti, alcuni me li ha regalati. Quindi ne ho veramente un. Guarda, devo andare a provarle perché devo provare appunto e cercavo comunque un 24-25 grammi, devo ritornare ad avere il peso che Il con tuo. quale giocavo da sempre. Il tuo, per forza. Certo. Un'altra domanda. Beh, insomma, tu giochi da tantissimi anni e di conseguenza segui questo sport da tanto. Sì. E hai visto, magari al tempo non c'era internet, non c'era i vari canali da Zone, così, però No. chi è nato nelle freccette nei primi anni 90 in qualche modo seguiva già i campionati esteri o i grandi campioni che poi hanno fatto da riferimento, non è da guida, a questo Certo. sport. Se ti Sì. chiedono di un giocatore professionista, parliamo di PDC, BDO, che ti è sempre piaciuto, che hai seguito magari più da vicino, che magari hai anche cercato di rubare qualche dettaglio, ce n'è uno in particolare che ti ha colpito? Beh, ti dirò che inizialmente c'era un certo John Law che io guardavo, ma ti parlo degli anni 90, Ah, sì. e dopo Phil Taylor tutta la vita. Per me Phil Taylor è quello che ha stravolto, che ha cambiato proprio il mondo delle freccette, a parte le vittorie, proprio col suo modo di giocare. Secondo me lui. Dopo Van Gerwen, che è arrivato dopo, è un gran giocatore, ma sembra quasi più costruito che non un giocatore, come si dice, Un talento naturale, sì. sì, sembra quasi più costruito che non Taylor, era proprio un talento puro. Così come Gary Anderson, come Barney, Sì. come Martin Adams, perché Martin Adams adesso magari lo si vede un po' così nei suoi 76 anni, quanti ne ha, però negli Altri primi anni 2000, grandi giocatori, 70 però Phil Taylor, secondo me, sopra tutti, certo, rimane uno sopra scalino tutti. sopra. Sì. Non per niente, adesso non so quanti anni ha di preciso, comunque ne ha parecchi. Un paio di mesi fa, in una dimostrazione in Giappone, se non ricordo dove era, comunque era insieme a un asiatico, ha fatto le nove frecce, cioè così giocando in Sì. una scambinata, quindi c'è cioè, per dire, Mi 70 assolto. anni, E a soft, soft, a softer. appunto, a soft tra l'altro, che secondo me è anche più difficile a soft. Sì, c'è chi. Discutibile, penso sia soggettiva come cosa. Io per dire, se riuscissi a giocare a steel come gioco a soft, non tanto per i numeri, ma più per la costanza, su 100 partite di soft riesco a tenere la media delle 18, 16, 21. A steel su 100 faccio la 12 come faccio la 30. Ecco, Quindi vedi. dipende, insomma, poi cambia il peso, cambiano tante cose, per me cambia tutto proprio, dai due modi di giocare. Per me, poi per alcuni non fa differenza, però abbiamo Adesso. visto anche giocatori come Boris che in soft Sì. puoi tranquillamente mettere le frecce in tasca e dargli la mano, risparmi solo che tempo a giocare, e a steel fa un po' più di difficoltà. Adesso comunque, tornando sul discorso di prima, rivedremo Taylor tra qualche periodo, Sì. appunto, che è un presto torneo, quindi sono proprio curioso di vedere come gioca, se La gioca ancora condizione. come qualche anno fa o se è calato proprio di rendimento, ma sono convinto che Secondo gioca sempre forte. anche per me, secondo me non è questione di calo lì, è proprio questione di lui, è forte e Sì, sì, basta, sì. non ce n'è. Invece per quanto riguarda il circuito italiano, tu poi dall'altro hai avuto la fortuna praticamente di aver visto tutti, perché il movimento italiano di freccette è iniziato a metà anni 80, si può dire, con i primi giocatori bravi, quindi tu hai visto crescere dagli anni 80 fino al giorno d'oggi tutti quanti. Sì. Quindi se posso dirti dei giocatori che ti hanno impressionato, comunque che è giusto ricordare. Beh, allora, primo fra tutti Giorgio Sartore. Chi non l'ha conosciuto, allora chi l'ha conosciuto può solo che confermare quello che dico.
e chi non l'ha conosciuto si è perso qualcosa, perché lui, qualsiasi partita, sembrava sempre che dovesse perdere, perché andava in pedana ridendo, e però quando era in pedana, ragazzi, non ce n'era per nessuno. Poi c'è stato Lele Nocent, un altro gran giocatore, quello. Ma in mezzo ce ne sono tantissimi comunque di giocatori. Ti dirò che se devo scegliere qualcuno che attualmente sta, che gioca adesso, ce n'è più di uno, però quello che preferisco è Stefano Barbi. Io ho sentito forse il Turetta che l'aveva nominato, che gioca Certo. assieme. E secondo Insomma, sì. me, io l'ho visto giocare. Stefano Barbi è uno dei più forti che abbiamo in Italia. Peccato che giochi poco. Gioca solo a soft, ha lasciato lo steel, o gioca a steel ma gioca poco, ed è un peccato. Poi c'è Stefano Tomasetti, un altro grande amicone, poi c'è Turetta stesso, che è un altro gran giocatore, mai fuori dalle righe, sempre persona disponibilissima. Quindi ce ne sono sì di giocatori. Attualmente ce ne Assolutamente. sono tanti. E non parliamo, anzi non parliamo nel senso, e non abbiamo anche parlato dei giovani che stanno venendo su, perché Sì. siamo partiti con questa nazionale under 18, dove ho avuto la fortuna di essere stato nominato direttore tecnico e sportivo della nazionale, e io ho scelto di, a posto di fare due nazionali, tra virgolette, da adulti, ho scelto di eliminare la nazionale adulti e fare una nazionale junior. E Hai devo fatto dire che bene. ho visto questi ragazzi giocare, alcuni li ho incontrati anche in qualche torneo, e non pensavo che il livello in Italia, sui ragazzi così giovani fosse già così alto, perché ce ne sono 3-4 che veramente possono giocare con chiunque. Ma è lì che bisogna investire. Se vogliamo fare qualcosa di migliorare, appunto, per quanto riguarda anche le freccette, bisogna puntare sui giovani. Io sono di quel parere Assolutamente. lì. E infatti non me ne vogliono i grandi giocatori italiani che comunque stanno con grandi sacrifici, stanno andando all'estero e stanno facendo questi tornei, Sì. però secondo me c'è il tempo è arrivato per alcuni. Se Certo. dovessi scegliere avere a disposizione 10.000 euro da investire, io li metterei tutti sui giovani, nonostante ci siano dei grandi talenti anche di giocatori già strutturati. Però se io vedo un giocatore nel circuito professionista d'oggi, lo vedo un ragazzino che cresce, non vedo uno di quelli già presenti nel circuito. Non vedo in Italia in questo Certo. momento giocatori affermati per arrivare nei professionisti. Grandi giocatori, ma pronti per il professionismo non ce n'è. Secondo me bisogna partire proprio dalle basi, da giovani. Anch'io penso che bisogna puntare sui giovani. Se dovessi fare un investimento, lo farei sui giovani. Innanzitutto perché puoi migliorarli, sono più plasmabili, diciamo che puoi lavorarci, e quindi hanno più Assorbi, voglia assorbi. anche di fare. La persona che magari è già 10 anni che gioca, sì, bravo, tutto quello che vuoi, però non è, Non riesci secondo più a. me, arrivano, quello è il livello. Può Sì. migliorarsi qualcosa, ma Ma quello è il livello. io per dire, nella mia carriera di comunque 2005, qualche anno è che gioco anch'io, ho fatto una chiusura di 9 frecce in allenamento da una in 15 anni. Abbiamo un ragazzino che ne ha 13. Non faccio nomi, tanto chissà sa, Sì, sì, sì. che ne ha Ecco, fatte già tre. E ha vedi, 13. appunto, Quindi, guarda, cioè, l'esempio lampante è un certo Michael Van Gerwen. Lui ha cominciato prestissimo e ha cominciato a giocare forte subito, e quindi secondo me è da puntare sui giochi. Poco da fare. Quelli che è giusto che provino anche la cusculo, cosa. Addirittura lo vorrei fare anch'io, se un anno, per provare, ma questo non è che vado lì con l'obiettivo di dire: cavoli, prendo la Turca, lo faccio. È più per esperienza personale, per provare sì, le emozioni, il che è esatto. difficile. Quello che dico anch'io, cioè prendere la Turcard per giocatori diciamo affermati di oggi e anche questa Premier che stiamo facendo
Lì ci sono 12 nomi importanti e ci sono alcuni esclusi di forti che non ci sono presenti, come Vigato, Polonio e poi Santillan Sì, Regio, anche altri, anche Barbi stesso. Micheletti, Rollo, Io ce ne sono tantissimi che mancano dal circuito. come te, sono dell'idea che Barbi veramente è un giocatore forse dei più forti in assoluto, anche mentalmente. Mi ha impressionato Mentalmente, sì. mentalmente, è fortissimo. Però su quei nomi lì. Oltre a una gran persona anche fuori dalla pedana. Sì, guardiamo, cioè, io parlo del livello tecnico, però anche questa Premier detta tra noi, su quei nomi lì ce n'è forse uno, barra uno e mezzo, che può provare a arrivare a una Tour Card con dei grandi sacrifici, con un po' di fortuna, però non c'è quel talento che dici, ok, va 80% è dentro, perché ha la standard del 95-100 di Everest che servono per prendere una Tour Card. Per prendere una Tour Card devi giocare stabile sopra i 90. Se no, è già così, fai fatica. E in Italia, in questo momento, che giocano stabili ai 90 su partite così importanti, ce ne sono veramente pochi. Sì, L'unica sì, sì. speranza è crescere un ragazzo, sia mentalmente che tecnicamente, da giovane, per arrivare a 18 anni, 17 anni, ad aver già l'impostazione. Perché abbiamo ragazzi che giocano Bravo. 82-83, a 13 anni giocano 83 di average. Ce n'è pochi. Bravo. Sì, è vero. Ne ho visti anch'io, sono stato impressionato. C'era un torneo qualche anno fa che ho visto che c'erano questi ragazzini di 10-11 anni e vederli giocare sono rimasto impressionato io. Come fanno? Anche perché le distanze erano ancora quelle sì, la distanza normale. E Regolamentare. essendo più piccoli, avevano la difficoltà anche andare a prendersi le frecce. Quindi per quello sono rimasto impressionato. Aveva il papà che gli prendeva le frecce, c'era un ragazzino, suo papà che andava a prendergli le frecce, e questo che continuava a macinare tutti. E dicevo, ma come fa? È così. Io ho avuto tra l'altro conosciuto Max Hope, io l'ho conosciuto al Finder, Italian Grandmaster, quando poi Max Hope ha vinto quel Finder. Sì, che era col papà. Col papà, e io l'ho conosciuto purtroppo perché ci ho giocato contro nei quarti di finale. Avevo fatto una partita meravigliosa, ho vinto il mio tabellone, insomma, bellissimo. Era stracarico. E trovo questo ragazzino che, tra l'altro, era bello grossetto, era tutto diverso di come è adesso. E mi ricordo che lo guardavo, dovevo giocarci contro. C'era Giordano che parlava di questo Max Hope. Tanti parlavano già di questo ragazzo prodigio. Io ho detto, vabbè, c'è cazzo, 14 anni, io sono qua carico, allenato, cosa che faccio? Io mi sono messo in parte lui che si scaldava e guardavo il tabellone, ero impressionato perché se non sbagliavo una freccia, tu, e ho detto, boh, ho Sì, perso era. 4-0, secco. Me lo ricordo anch'io quell'anno, che era con il papà che poi hanno giocato il doppio. E poi è diventato Max, insomma, ha fatto il suo gran percorso, si è un po' perso ultimamente, lo sento ancora tra l'altro perché siamo rimasti amici da quella volta, però insomma. I talenti, capito? Hanno 13 anni, 14, 15, già sono talenti, bisogna tirarli su con l'età lì, per poi sperare, Infatti. non si perdano. Vabbè, altra domanda che sicuramente tu sei in grado di rispondere. Qual è il fattore chiave in questo sport, secondo te, il fattore più importante per riuscire a emergere, a giocare bene? Questa è una domanda molto difficile da rispondere. Allora, prima di tutto, secondo me, uno deve avere comunque lo stimolo di voler giocare, perché se uno lo fa e dice ma sì, mi metto lì in pedana e ci gioco tanto per passatempo, è già partito come perdente. Uno deve avere la voglia poi di emergere, di migliorarsi. Questo è, secondo me, lo stimolo proprio. E poi c'è tutto il fattore della testa. La testa, come ho sentito più di qualcuno dire. Il braccio, allenamento, tutto quello che vuoi può servirti, però è la testa poi che è quella che comanda il braccio, è quella che decide poi se devi vincere o se devi perdere. Io ho sempre detto, io non sono un gran giocatore, io sono un giocatore cattivo, che è diverso. Cattivo in pedana. Io odio perdere e ci metto tutto per vincere. E quello dovrebbe essere la base per tanti. Dopo l'allenamento fa parte appunto, l'allenamento è per la parte muscolare, la parte del braccio che deve essere sciolto, ma che decide la testa.
Esatto, la pensiamo uguale. Bene. E come allenamento, adesso a parte questo periodo che ha un po' variato le abitudini, no? Perché insomma si è fermato magari un po' il lavoro, un po' le permesse di uscire, un po' il club è chiuso e un po' a casa bisogna adattarsi, però solitamente c'è un allenamento costante che tu fai durante la settimana, quando c'è un campionato, una finale? No, no, guarda, di solito io sono sempre stato, sinceramente non mi sono mai allenato più di tanto. Ho quel brutto vizio che io non riesco ad allenarmi, soprattutto se sono da solo, non riesco a allenarmi, non è che dico mi metto lì in pedana e gioco, non riesco proprio a farlo. Non ho risultato, non comincio a tirare male e dico ma perché devo stare qui a giocare male così? Faccio a meno di giocare. E questo da sempre, non da adesso, da quando ho iniziato, non ho mai, diciamo, perso tempo ad allenarmi, che non è una perdita di tempo alla fine, perché come ho detto prima, serve l'allenamento. È che io non riesco a farlo, Beh, non l'ho mai insomma, fatto, dico adesso che piuttosto, sono arrivato a una certa età, non ho più voglia, no, piuttosto di devo farlo, essere come hai detto sincero. tu, di farlo senza uno stimolo e non riuscirci, è meglio non farlo che farlo male. Perché fare un allenamento fatto senza testa e fatto male, vai a peggiorare forse e non a migliorare quello che sei. Appunto, appunto. Assolutamente. Infatti anch'io quando mi alleno faccio solitamente 5 minuti di riscaldamento un po' in giro a caso, tra virgolette a caso, e poi Sì. provo 6, 8, 9 frecce sul 20 doppio, che è il mio numero, dove io so che se vedo che non va, spengo il bersaglio, metto giù, magari anche con un sacrificio perché avrei voglia di fare, però se non vanno non mi alleno e mi accorgo che facendo così riesco a mantenere un livello. Se invece ti alleni per forza, rischi veramente di Ti peggiorare. dirò che io se mi alleno ho bisogno di un avversario che però mi metta anche in difficoltà, allora mi alleno, allora lì comincio a Certo. giocare, perché altrimenti non riesco ad allenarmi. Cioè mi stanco, dopo un certo punto mi stanco. Sì, ma infatti anch'io gli allenamenti ne ho fatti tanti da solo, belle frecce e tutto, però alla fine poi le frecce più belle le ho giocate, per esempio quando viene qua da me Samuele a pranzo, ci mettiamo mentre si cucina la pasta a fare tre leghe e giochiamo 14, 12, ridendo per dire. Sì, Una sì, sì, sera ci sì, sì. fermiamo a bere una birra, c'eri anche tu che mi hai fatto un master la scorsa estate. Ho giocato Sì. un'ora con Vasic, ci siamo messi sulla macchinetta, abbiamo speso tipo, non so, 30 euro di moneta, abbiamo fatto fuori, giocavamo stabile 14, 16, 18, 15, 14, un'ora io e Vasic a giocare, stocco le 18. E mi ricordo che io ho rovinato la media, chiudendo in 21, una partita ho dovuto pagare da bere, perché abbiamo giocato veramente. Però quando trovi No, poi l'avversario in serata, e c'eri anche tu quella sera. tra l'altro Vasi c'è un altro che tira, non è che te ne Vasi, perdona. l'ho conosciuto, adesso qua lo racconto perché è un bel aneddoto questo. Giocavo in Rambla già con te, io sono arrivato poi come new entry nella vostra squadra, e Samuele mi ha fatto la presentazione della squadra, vabbè, Gianni Miato lo conoscevo già, e i vari giocatori, poi c'è Vasic. Io l'ho sentito nominare, ma mai visto di persona, eccetera. E mi fa: Daros, facciamo due frecce, no? Questo modo di fare Sì. solo di poche parole. E faccio il leg, l'ho chiuso anche bene. Mi ricordo, lui mi guarda con un mezzo sorriso, ma non è un sorriso, era come di sfida. Fa: adesso io faccio 12 frecce. E ha fatto 12 frecce, ha sbagliato le Sì, lo 11 e so. mi ha chiuso in 12. Io da lì ho La detto: porca conosco la puttana, cioè. bestia. La Ho conosco detto, la che bestia, cazzo è sì. questo? E infatti gli ho detto, vabbè, l'italiano quest'anno è nostro, cioè c'è Samuele, c'è Miato, c'è questo Vasic che non conoscevo, gioca così, cioè decide lui quanto chiudere, non è che Sì. decide lui, perché l'11 l'ha sbagliato, tirato fuori e ha chiuso in 12, come mi ha promesso. E ho detto, cazzo, è bello, bello, sono aneddoti che devi essere lì, però sono veramente Certo. belli. E il tuo momento più bello, Gianni? Il momento più epico, più bello della tua lunghissima carriera. Beh, momenti belli ne ho avuti parecchi, dai. Posso dire che sono stato anche fortunato. Che appunto aver partecipato anche con squadre che hanno sempre puntato in alto, perché poi ho fatto anche una parentesi di 10 anni con il CAE Gat, con i pipistrei, che
che oltretutto è appunto un gruppo di amici che ancora adesso, attualmente, ogni tanto ci troviamo a cena. E quindi posso dire che con loro ho passato veramente un periodo bellissimo, anche al di fuori delle freccette. Se poi parliamo delle freccette, l'anno forse migliore l'ho fatto 2000, cavallo tra il 2009 e il 2010, che tra l'altro sia a Soft che a Stilo ha avuto diversi risultati. Ma poi, non so, come titoli, ho due titoli regionali in singolo, un titolo regionale in doppio. E adesso non ricordo, ne ho talmente, ho fatto talmente tante volte, e sono andato tante volte a premi, quindi non li ricordo tutti. Non ho mai vinto il titolo italiano, né a Soft né a Steel. E questo purtroppo manca. Insomma, considerando che anche giocatori come Pox che hanno vinto il giro per il mondo e il titolo italiano non l'hanno mai vinto, ci può stare, Sai insomma, che ecco, io è un ottimo. ero convinto l'avesse vinto, invece l'ho sentito dall'intervista che avevi fatto, che non aveva mai No, vinto no, neanche lui è il sempre Pox. stato, tra virgolette, preso in giro, tra virgolette, sempre, ovviamente, in gran rispetto, per il fatto che veramente è un giocatore formidabile, ha giocato e ha battuto giocatori di qualsiasi categoria e non è mai riuscito a vincere poi il titolo italiano. Ha perso una finale, l'ha persa lui, proprio l'ha buttata via lui, però non ha mai vinto. Doppio sì, ma il singolo non ha mai vinto. E questo è sempre Tu stato un non lo po' sai, ad esempio, Francesco, ho giocato che il doppio anche con il Poxy. Oltretutto, un anno ho giocato che il Poxy in doppio, in soft, a soft. Quindi sì, Hai ho detto niente. conosciuto. Beh, e dopo, tra l'altro, ho partecipato per un paio d'anni con la squadra con il Pascià a soft, dove c'è Focchesato, c'è Susanna, Patrick. E quindi Frambois, sì, tutti i giocatori di un certo calibro, insomma. Che io dico, ho avuto la fortuna di giocare con tanti bravi giocatori, forti. Perfetto, e invece per quanto riguarda i momenti più bui, ce n'è stato qualcuno dove eri magari in un momento di down? Sto pensando. Perché non, no, proprio da avere momenti brutti da non riuscire a giocare, non ho ricordi. So di persone che proprio devono smettere di giocare perché non riescono più a giocare, quelli no, non ne ho mai avuti. Poi ho avuto sicuramente alti e bassi anch'io, e ho avuto anche dei bassi, però non così eclatanti da dire smetto di giocare, non voglio più giocare. Sì, non così eclatanti, Non gravi. Quindi no, non non hai gravi. mai pensato di smettere poi, in poche parole. Ah, ogni volta che perdo dico smetto. Sono 30 anni che ogni volta che perdo dico smetto. Vabbè, la passione poi È è più come forte. fumare, dico sempre che smetto, ma ormai. È proprio così. Questa è una domanda delicata che poi alla fine è l'ultima che ho tenuto di ogni intervista. In Italia, purtroppo, come saprai, abbiamo tanti limiti per chi gioca in questo sport rispetto ad altri paesi e facciamo fatica sia a coltivare talenti, sia a portarli all'estero e sia anche all'estero uscire noi stessi a fare la voce grossa. No? Non si riesce ancora ad arrivare a quel livello rispetto magari a Germania, Olanda e altri paesi, da Spagna, adesso al Portogallo stanno salendo. Cos'è secondo te che manca? Dov'è che bisogna iniziare per avere una speranza magari un giorno di arrivare a portare uno, due, tre nomi a competere a livelli professionisti? Allora, intanto io devo dire che bisogna ringraziare, spero che vada avanti il progetto della Darts Academy, che secondo me stanno facendo un grosso lavoro. E poi ti dirò che moltissime persone guardano a se stesse e non guardano magari nell'investire nei giovani. Parlo anche di presidenti di club, parlo di giocatori di club che potrebbero. Sì, potrebbe impegnarsi di più e investire sui giovani. Io ho visto anche, sia 2 anni fa che 3 anni fa, ho portato dei ragazzini a giocare
per la qualifica per andare in Scozia appunto con la Dart Academy. E ho visto che non erano tantissimi. C'erano l'ultima volta, se non sbaglio, erano in 6. E quello che è sbagliato, secondo me, dovevano essere in 60, non in 6, a dover provare per accedere, andare appunto in Scozia. E quello dico che molti non investono più sui giovani. Dovrebbero fare una campagna di promozione proprio per i giovani. Ed è quello che ho detto che vorrei fare adesso, prossimamente, appena si ritorna a poter giocare, vorrei proprio provare a investire più tempo per i giovani, più che per me stesso, per migliorarmi. Tanto ormai peggio di così non divento. No, No, ma è ma la verità. almeno faccio giocare i giovani. Ma la verità, e penso io che ho appena passato i 30 anni, l'altro giorno al telefono con Zach e gli faccio: guarda, se devo scegliere tra migliorare me e diventare magari un po' più forte di come sono adesso, oppure dedicarmi a far crescere i giovani, io metto via le frecce oggi, metto via nel senso sportivo e mi dedico piuttosto a un giovane. E si è messo a ridere, se tu 30 anni, tra virgolette, ti arrendi già, però cioè, in realtà è così, cioè, bisogna essere obiettivi. Pensa che io 30 anni erano cosa? 3 anni che giocavo, quindi ho cominciato tardi, ho cominciato, ne avevo già 27 anni, non ho cominciato proprio da giovanissimo e per sbaglio, tra l'altro. Perché non è che sono andato a giocare, ho detto mi metto a giocare a freccette perché ho imparato qualcosa di nuovo. No, quella volta è stato proprio un caso. Mi hanno messo le mani, mi hanno messo appunto le frecce in mano e mi hanno detto dai, prova, 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 bisogna prendere qua, bisogna prendere là, e io tiravo e prendevo quello che mi dicevano. Ho detto, ma tu giochi già, no? Non ho mai preso le frecce in mano. Quindi era già, avevo già il talento forse, avevo già come si dice, la predisposizione a giocare. Secondo Sì. me, Beh, chissà ma quanti in io Italia hanno la predisposizione, non lo so. non lo so, no, io uguale, io ho iniziato a giocare per caso sul bar di paese, c'era già una squadretta che giocava in Serie C, no, da un paio d'anni. Io prendo le frecce in mano, non mi ricordo adesso neanche di chi, di come erano fatte, e mi fanno tira il 19, se quando inizi ti dicono tira lì giù. E mi ricordo che 19 singolo lo prendevo quasi sempre, ogni tanto entrava il triplo, e uno che era lì fa cazzo, ma ce le hai i colpi, cioè sei, insomma, sai l'impostazione, proprio mi veniva automatico, non è che ho dovuto spiegarmi come fare. Mi sono accorto che fin da subito ero predisposto al piede, al peso, al braccio. Poi da lì tutto è iniziato, poi sai, prendi passione, poi una volta che inizi come la droga, tu inizi con una droga e dopo diventa. Difatti, Francesco, a volte io vedo gente che magari al bar che cominciano a giocare sul software, sulle macchinette, e vedi quello che è più predisposto, che si mette in una posizione o cosa, anche se è la prima volta che magari prende le frecce in mano. Da altri che invece si mettono tutto su una maniera strana, non sanno come mettersi e tirano a casaccio, vedi subito quella persona che è più predisposta a me. Dopo Ah, sì. magari può cambiare, che magari il più forte magari è nascosto. No, è vero, però sì, c'è quello che la lancia proprio come se fosse lanciare un giavellotto, e c'è chi invece sa di avere in mano una freccetta e lo vedi. È vero, è vero. L'ho visto anch'io, questa cosa qua nel soft. C'è proprio chi non l'ha mai presa in mano, però vedi che c'ha una base già diversa rispetto ad altri. E poi alla fine bisogna scoprire. O perché magari ha già visto qualcun altro tirare, o perché, che ne so, forse Gli gli viene viene naturale. proprio istintivo, è naturale così. Perfetto. Siamo a Bene. posto, Gianni. Io ti ringrazio per il tempo dedicato, sperando che sia costruttivo. Per chi non ti conosceva, adesso magari è un po' il quadro più chiaro di chi è Gianni Miato, sicuramente il nome sì, ma magari sulle tue Sì. esperienze e tutto quello Guarda, che c'è dietro non lo tanto, tanto sapevo. Francesco, posso dire un'ultima cosa? Vai. Allora, io so di avere tanta gente che mi odia in giro, ma mi odia nel senso non cattivo, che mi odia nel senso buono. Però la maggior parte sono persone che almeno lo dimostrano di volermi bene, quindi un po' in tutta Italia.
Spero che non siano dei falsi. Io sono una persona che quando ha qualcosa da dire lo dice in faccia, non parla alle spalle. E chi mi conosce lo sa bene, io non risparmio, se devo dire qualcosa glielo dico subito. E No, no, ma quindi infatti sono. è stato anche l'anno che hai preso la decisione di avvicinarti a casa, di uscire dalla Rambla, alla riunione che ci siamo trovati pre-campionato, tu ti sei presentato, è stato secondo me un gesto bellissimo, ti sei presentato e hai tranquillamente lavorato senza fare niente per dietro, e hai detto io ancora non lo so, hai fatto questa tua scelta che poi magari noi della nostra squadra non abbiamo condiviso perché aver Gianni Miatti in squadra è sempre meglio che averlo contro, però alla Certo. fine è stato apprezzato da tutti, no? Comunque, e si è rimasti rapporti bellissimi con tutti, insomma. Si è dentro il gruppo Guarda, Rambla, quindi. il Rambla ha una fortuna che ha un presidente che è un gran presidente, che è Gigi Longo. E dopo comunque è un'ottima squadra, non solo a livello di giocatori, ma proprio come persone all'interno, perché c'è Casotto che ci dà l'anima, Vast che è un tuttofare, Grifa che è un rompicoglioni, ma nel senso buono, ma è uno che fa parte proprio, che fa squadra. Poi c'è Elio, c'è Moro, sono grandissime persone che fanno la squadra. Passadore, quindi una bella La squadra, un legge, bel gruppo. la Un bel legge, gruppo. no. Un C'è bel Tagliapietra gruppo, veramente. che con la sua umiltà, la sua tranquillità, alla fine arriva Sì. dopo 2 mesi che non gioca, ti stampa le 15, così. Lo so, è un altro che secondo me è alla stessa scuola mia, sai, Alessio. Anche lui ha cominciato anche lui così e poi vedi, Ma era nel suo DNA. Alessio comunque bene o male gioca sempre di qua o di là, ha tanta passione anche lui, ma anche Martino, che io reputo in Rambla insieme a Samuele il giocatore più forte della squadra, Giocatore. è venuto a giocare come se non fosse, non lo sai, a soft con la mia squadra di soft, no? Ed è tirato Sì. dentro, siamo io Passadore, Tagliapietra adesso, oltre a Moro, Boldrin e quelli che Ah, c'erano, bene, e si è bene. presentato a una partita senza neanche le freccette. Non giocava Sì. soft da non so quanti anni, prende in mano le frecce di Boldrin per giocare il suo primo singolo, fa 15-16 frecce. Eh E sì, io è lì, pericoloso. È cioè, pericoloso che taglia via. incredibile. Anche Martino è una vita che ci conosciamo con Martino perché giocava ancora su a Vicenza e ci siamo conosciuti. È un altro giocatore che secondo me anche lui ce l'ha proprio nel DNA, ha cominciato a giocare bene da subito. Sì, subito, Altro ha fatto una gran giocatore. crescita e ha un potenziale incredibile adesso. È un altro gran giocatore. Volevo averlo come ospite, glielo ho chiesto anche lui, però ha un po' di problematiche in questo periodo qua, quindi più avanti faremo, perché comunque che Martino ne ha da raccontare, magari più nel Sì, soft che nello stile, però ha una gran no. carriera. Anche lui sì, le sue belle imprese, le sue belle esperienze. Ottimo. Gianni, grazie di tutto, del tempo che ci hai dedicato. Grazie a te, saluto a tutti, saluto al mio fan Grifalconi, altrimenti si incazza se non gli dico niente. Tra l'altro, non No. vorrei sbagliare, ma il matto tatuaggio anche. Sì, se l'è fatto, sì, il pazzo. Magari. Aveva detto, ma io pensavo scherzasse, invece sì, ha fatto il tatuaggio. Il tatuaggio è già rinviato. Adesso guarda, siccome questo video ovviamente è registrato, faccio il montaggio del video e vi prometto che mi faccio mandare la foto e alla fine, quando appena metto giù con te, posterò la foto del tatuaggio di Gianni Miato fatto da mano. Sì, ma ha detto che deve migliorarlo adesso, perché lo deve modificare. No, se no sembra Fatto. quasi una barzelletta, invece è proprio così. Ha fatto il No, tatuaggio di Gianni Miato, io l'ho visto. è Adesso proprio vi così. faccio mandare la foto da Marco e lo posterò alla fine di questo video. Ottimo. Ok, va bene. Ciao Gianni. Ciao, ci sentiamo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao, Ci ciao a vediamo tutti. alla prossima Ciao, grazie. puntata con il prossimo ospite.